Diario di bordo. Appunti sulle piccole e grandi cose di ogni giorno. A cura di Simona Panico, una produzione Radio Più Roma. Abbiamo riflettuto diverse volte sull'importanza di dare il nome alle cose e ricordiamo che il fatto di dare il nome è una capacità che viene data da Dio all'uomo proprio per dominare ciò che lui nomina. In Genesi 2 c'è scritto: Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. Quindi anche Dio è curioso di vedere quale nome Adamo dà ad ogni realtà che gli si pone di fronte, perché appunto questo dare il nome è una prerogativa di Dio, che Dio concede all'uomo, e questo dare il nome è avere potere sulle cose, dare il nome anche alle cose, tra virgolette, interiori. Dare il nome a ciò che ci accade interiormente significa dominarlo, non un dominio dispotico, sanguinario, ma dominarlo, cioè essere noi capaci di guidare la nostra vita, dando il nome a ciò che ci sta accadendo. Faccio un esempio. Se io sono una persona che è abituata a giudicare tanto nel cuore e faccio fatica ad ammetterlo e quindi posso sfuggire da questa cosa, quindi posso far finta che non è vero, posso trovare giustificazioni, ma dentro so che non va bene. Finché io non do il nome a quella cosa, finché io non dico io sto giudicando e questa cosa non va bene, quella cosa stessa non sarà lei ad essere dominata da noi, ma questa cosa ci dominerà. Se io sono una persona infedele e chiamo il mio atteggiamento infedeltà, in quel momento io avrò potere su quell'infedeltà, un potere che mi viene dato da Dio, che sta a vedere, come dice la Genesi, che nome do alle cose. Una volta che do il nome, Dio ci dà questa forza di dominare ciò da cui ci sentiamo invece dominati. Quindi è importante dare il nome alle cose, è importante non scappare, è importante non far finta di niente. E dare il nome alle cose, già il darlo, già è una grande parte di vittoria. Già dare il nome dà a noi un potere su tutte queste cose. Diventiamo re perché le abbiamo definite e già quello è una grande liberazione. A volte una liberazione totale, e chiamare le cose con il proprio nome.